Sono gelosa degli uomini, scrive nel suo diario Sylvia Plath quando non ha neanche 20 anni. E in una lettera la grande poetessa Ingeborg Bachmann scrive a Paul Celan il 27 giugno del 51: «Ti amo e non ti voglio amare. È troppo difficile, ma prima di tutto ti amo». Allora, questo libro è il mondo visto dalle donne, diciamo. Ma quali donne? Le donne scrittrici. E dare la parola a loro su una serie di temi e su cui forse non abbiamo ancora ascoltate attentamente. È un libro costruito a mosaico in cui io ho scelto dei brani che mi hanno colpito, che ho amato particolarmente, in grandi e piccoli romanzi o lettere, diari di tante scrittrici diverse, da Virginia Woolf inevitabilmente, a Jamaica Kincaid, a Dorothy Parker, a Yasmin Reza, Dacia Maraini, ma tantissime, non basterebbero 10 minuti forse a farne tutto l'elenco. E poi ho ricucito questi brani, alcuni sono veramente bellissimi e ci fanno ripensare, rileggere l'opera di queste scrittrici in un altro modo, credo, messi così in risalto. E questi brani sono cuciti in una sorta di corsivo collettivo, no? Citando il celebre libro di Nina Berberova, Il corsivo è mio, ma la mia intenzione è quella di pluralizzare questo corsivo. È un corsivo collettivo, è il prendersi la parola, sottolineare le proprie intenzioni attraverso questa mia scelta.